rapporto con Carlo Verdone nasce da molti anni, perché io, avendo fatto cinema per tanto tempo di mestiere, cioè prima ho fatto il tecnico del suono, poi ho fatto la produzione, ho fatto l'organizzatore, eccetera, e c'è sempre stato una stima, un contatto. Lui, avendo una casa qui vicino a Cantalupo, io gli telefonai e dico: sai Carlo, così così, mi dai una mano? E lui ha accettato ben volentieri di fare questa sua presenza, questo atto d'amore verso il cinema. Perché non asciuga il sole? No, il sole non asciuga. Perché non evapora? No, non evapora. E andiamo su. Oh, oh, bravo, poi buttaci pure l'insaponata, così invece da 10 ce ne cascano 50. Oh, sapete che ti dico? Io me ne vado. A me mi parte pure il pullman per la Dispoli. Scusa? Ma che stiamo a scherzare? Scusa, dove sta l'hotel della Juventù? Hotel? Della Juventus. Da Juventus? In che senso? Ostello! No, Otello! Allora, guarda, tu vai sempre dritta di qua, va bene? Sempre dritta, a un certo punto devi forza girare a sinistra, però ti accorgi che a destra c'è come una strada, come una via, anzi è una via. Quella è via della Fonte dell'Olio, quella la prendi tutta, ci vai tutto, così. A un certo punto c'è uno, due, tre, e il tre! Cioè non è il numero 3, è il terzo portone, quello è Ostello, capito? Nada. Nada? Niente. Ah, niente, niente. Che poi sta pure vicino a casa mia, mo perché io devo partire, se no te ci potevo accompagnare, devo andare a Dispoli. Devo andare a Dispoli. E accompagnala. Scusa, che c'è da un posto? Niente posto. Finalmente è tutto completo. Ah. Forse il posto c'è per te. No, no per me, per lei. No, donna, no. Per ragazzo. Ma no, ma che stai scherzando? Io devo andare alla Dispoli, è per lei che è spagnola. E che posso fare? Porta lei a Dispoli, no? Ma che stai matta? Alla Dispoli sta mia madre. Ma che stai scherzando? È incredibile! Tutta Roma piena, il Foro Italico completo, il suo Aventino completo, Monaccia del Coliseo completo. Allora tu mi devi dire che posso fare una straniera per trovare un lugare dove dormire e lavarsi. È assurdo! Italia, nada, nada, nada! Vabbè, puoi dormire, però un'ora, non le 10, perché io dopo la Dispoli, capito? Mi dispiace. No, devo andare a Dispoli. Ma perché dovevi venire qui alla Dispoli? Perché c'era la madre che stava alla Dispoli. Quindi era divertente pronunciare quel nome come lo pronunciava quel personaggio, che poi è un personaggio della vita vera, Stefano, un mio amico, che effettivamente lui la domenica andava dai genitori che stavano alla Dispoli. Quindi quando ho sentito che diceva la Dispoli in quel modo, e avevo quella storia là poetica con quella spagnola, ho detto: ma andiamola alla Dispoli, come lo dice Stefano. È sonoro, visto... no? È sonoro. Eh sì, anche perché stava un po' prendendo un po' la sua anima, anche la sua voce, quindi era perfetto. La Dispoli. Oggi tu arrivi alla rassegna, ricordiamo anche Massimo Iaboli, che... Come no, è una serata anche dedicata a lui, perché è stato un grande amante del cinema, soprattutto un fautore del cinema fuori delle grandi città, anche in centri piccoli, medi, eccetera, però si è dato un grande veramente ha fatto l'ira di Dio per portare cultura cinematografica fuori dei grandi centri urbani, e la sua rassegna Poggio Mirteto poi era famosa, e poi Alessandra Fattoruso, che è stata un'allieva di Massimo Iaboli, quindi una serata anche dedicata a lui. Quando poi il tuo personaggio coincide con la realtà, c'è qualcuno che si assomiglia un po' a Verdone? Il personaggio di Maledetto il giorno che ti ho incontrato, forse.
però metterei da parte tutta quella fobia delle malattie, non è esattamente... È una messa in scena. Non è, no, non è una messa in scena, io ho una passione medica, però è una passione, però molti pensano che io sia ipocondriaco, non sono un ipocondriaco. Assolutamente. No, sono un appassionato vero di medicina, ma nel mio privato. Poi qualcuno l'ha saputo, quindi è diventata una cosa un po' di pubblico dominio. Quindi ogni tanto mi azzardo a fare, non dire delle diagnosi perché non sono un medico, delle ipotesi ci prendo quasi sempre, perché sono la mia portata, se mi dicono cose più complicate non ce la faccio. Però è una passione personale che coltivo per conto mio, senza dar fastidio a nessuno, e ne parlo con i miei amici medici. E il rapporto con il cinema soffre un po', le produzioni fanno fatica un po' a produrre, e ha raccontato le storie belle, anche tu hai raccontato le storie vere italiane. Però in questo momento il cinema è un po' messo da parte, come se non fosse un elemento culturale. No, non come è. Se non fosse cultura. No, non è. Non, il problema non credo che sia questo. Il problema è un altro, è che c'è una fetta di pubblico che va dai 18 ai 24 anni, che è latitante, cioè non va più al cinema. Quindi vede molto film scaricato sul computer, vede molto film sull'iPad, sul tablet. Però io credo che il cinema non potrà morire, perché alla fine sì, vedremo anche delle serie come House of Cards, queste cose che danno anche Netflix, questi nuovi mezzi per il computer, per i tablet, cioè. Però il cinema è condivisione. E condivisione è stare insieme con gli altri. Già in questo mondo siamo abbastanza soli, perché il computer in qualche modo è utilissimo, isola. Però isola molto. Allora, se perdiamo anche la bellezza di poter stare insieme, di condividere insieme con gli altri un film comico, ma anche un film drammatico, è un peccato. Sono delle emozioni che il cinema è un tempio dell'immagine, che deve essere vissuta come una messa in qualche modo, con tutti gli altri. Io credo che non morirà. In questo momento è un po' in crisi, soprattutto su quella fascia d'età. Però speriamo che sia un momento, ma l'importante e l'unica cosa da fare, secondo me, è fare bei film, buoni film, e questa è la cosa migliore per trattenere il pubblico nella sala. Non ci sono altre ricette. Siamo in chiusura, il tuo pubblico ti reclama, la sala del consiglio è gremita per te. Tu e Christian, tornerete a fare un film? Ne avete già fatti qualcuno? Beh, ne abbiamo fatti pochi, abbiamo fatto Borotalk e Compagni di scuola. Lui non è più con il produttore col quale sto io, quindi è sciolto il contratto, però nulla vieta che un domani io possa pensare a un film per me e per lui, perché no, insomma sta scritto, anche perché siamo nati sullo stesso banco di scuola, il mio compagno di banco, quindi poi è diventato il marito di mia moglie, quindi dobbiamo in qualche modo suggellare questa grande amicizia che è nata sui banchi del liceo. Quindi un film lo faremo, non so quando, però entro breve tempo lo dovremo fare. Bene, Carlo Verdone è stato con noi e finalmente è arrivato alla risposta.